pesante, tipo, ma sì, già stai tranquilla, vivi serena. C'avete ragione? È una la vita, una, non c'è piano B. Se tu non ci stai bene in questa società, cambia. Ho parlato del libro di Mindful Eating, vi ho detto che è stato un libro che mi ha completamente stravolto la vita. A distanza di tempo vi posso dire che è vero e consiglio veramente a tutti di leggere un libro sulla mindfulness perché può essere in grado di aprirvi dei pensieri che prima semplicemente ignoravamo. Dopo poco tempo che avevo letto quel libro ho compiuto gli anni e secondo me anche quello ha giocato un ruolo perché ho compiuto 27 anni. Io mi ricordo che mi sono un attimo messa a riflettere e ho detto: cacchio, ma era ieri che compivo 18 anni, era ieri che ero in campagna dei miei nonni. Come passa veloce il tempo? Ma soprattutto come non mi accorgo, non mi ero accorta che sta passando il tempo. E da lì sempre di più ho incominciato a riflettere, a pensare al fatto che il tempo passa, noi facciamo cose e molto spesso non viviamo veramente, cioè passiamo le nostre giornate facendo, ottenendo, guadagnando. Questi sono i nostri obiettivi, però tutto questo non ci permette di fermarci e assaporare quello che stiamo vivendo, assaporare le nostre sensazioni. Tutto è sempre legato al fare e mai al vivere. È un discorso molto complicato e io non sono la persona più adatta perché penso che sia veramente qualcosa di molto che va molto nella sfera psicologica, però volevo condividere con voi queste mie sensazioni. È strano da dire, però sembra quasi che mi sento quasi che mi sono svegliata. Cioè, se devo pensare di arrivare a 80 anni, che comunque fra 50, cioè io fra 53 anni a 80 anni, che può sembrare tantissimo, però io ne ho già 27 e mi sembra ieri che ero 5 anni e giocavo in campagna, quindi cioè, il tempo non passa lento. Ho paura veramente di svegliarmi un giorno e trovarmi cinquantenne, sessantenne, ma non perché ho paura di trovarmi cinquantenne o sessantenne, ma perché ho paura di svegliarmi e dire: cioè, sono già passati 60 anni. 60 anni nella mia vita e cosa ho fatto? Ho fatto tante cose, ma ho vissuto veramente. E magari sì, magari, cioè, si vive veramente facendo cose, però sento dentro di me che non è solo quello, che c'è di più, che c'è un'introspezione e un mondo dentro che stiamo evitando, che io ho evitato finora perché mi sono fatta prendere dalle 10.000, 100.000 cose che il mondo, che la società, che tutto ci impone perché è stato costruito una società, scuola, università, lavoro e sono tutte queste cose che dobbiamo fare crescendo perché è ciò su cui la nostra società si basa, però secondo me non è tutto perché non si nasce per andare all'università, cioè non si nasce per studiare, lavorare e creare una famiglia, ma si nasce per crearsi questo mondo dentro e nel momento in cui riusciamo veramente a connetterci con questo mondo dentro, secondo me stiamo veramente vivendo. E quindi io non voglio, come dicevo prima, svegliarmi a 80 anni, 85 anni, pensare che comunque sono molto più vicina alla fine, perché ragazzi, si sa, si muore, come si nasce si muore, e però pensare, realizzare che quando ormai è troppo tardi, che non ho vissuto pienamente. Poi ognuno ha i propri standard, ognuno ha i propri obiettivi di vita, per qualcuno magari guadagnare un sacco di soldi è l'obiettivo principale della propria vita, e
E per me penso che vivere a contatto con la natura, svegliarmi e sentirmi, sentire le mie sensazioni, vivere nel mio mondo, quello è forse, forse perché non lo so, devo prima provarlo, poi magari fra 5 anni scopro che non è nemmeno quello. Però forse è quello il significato della mia vita. E in questo video, in questa specie di sfogo, non vi voglio dire co come dovete vivere o avere la presunzione di pensare che il mio desiderio di vivere in campagna a contatto con la natura sia quello giusto. No, assolutamente no. Ognuno ha le proprie attitudini, i propri desideri, dati anche da come è cresciuto e dalle proprie esperienze. Io sono cresciuta in campagna e quindi sento di avere questo legame con questo mondo. Però ovviamente chi ha vissuto in modo diverso avrà altri legami ed è giusto che sia così. Però provate a pensarci, provate davvero a pensare qualcosa di più profondo di ciò che per voi è veramente il significato della vita. E lo so che può sembrare un pensiero pesante, tipo, ma sì, già stai tranquilla, vivi serena. C'avete ragione? Però secondo me c'è di più. A livello proprio mentale, fisico, si può trovare il senso della vita quando si è giovani e vivere una bella vita che arricchisce, perché la vita è una. Ed è anche questa una delle considerazioni e consapevolezze che ho acquisito in questo periodo, cioè la vita è una, siamo su questa terra per tot anni e non abbiamo un piano B, non abbiamo un redo, non si può rifare, cioè sei qui adesso, in questo momento, ed è giusto che tu viva come ti senti bene di farlo. Non in funzione degli altri, non in base a quello che questa società ha giustamente creato per strutturarsi. Se tu non ci stai bene in questa società, cambia. È una la vita, una, non c'è piano B, non c'è rewind, non c'è vita 2 di Crash che muori sulla play e ritorni. E questo, vi giuro, è una delle realizzazioni forse più difficili, per quanto può sembrare banale, è una delle realizzazioni più difficili che poi porta veramente a cambiare approccio a tutto ciò che si fa. Ti porta a dare un altro significato, un altro senso a tutto. E spero con questa parola di essere riuscita ad arrivare a qualcuno di voi. Magari anche soltanto impiantarvi un piccolo terletto e in questi mesi che seguono farvi pensare. E basta. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato, lasciate un mi piace, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. O nel prossimo casinaro sfogo. Ciao ciao!